Valselice, Ravenna, Faenza, Forlì, Castel Bolognese le hanno guardate dall'alto e hanno avuto modo di vedere quanto siano profonde le ferite inferte a questa regione. L'elicottero con a bordo Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e Stefano Bonaccini si è alzato da qui, dal terminal dell'Aviazione Generale di Bologna. Dopo il sorvolo, il Presidente del Consiglio ha voluto ringraziare la Presidente della Commissione Europea, chiarendo subito una cosa. Qui troverai un popolo molto orgoglioso, che si è già rimboccato le maniche, che è già al lavoro per ricostruire e sta già ricostruendo, che non si è abbattuto e non si rassegna. Ursula von der Leyen si è detta particolarmente colpita. L'Europa è con voi. Vedere questo disastro con i miei occhi, ha dichiarato, è stato devastante. La Presidente della Commissione Europea ha anche sottolineato che sarà possibile l'accesso al fondo di coesione. L'Europa dovrà avere un occhio di riguardo verso questa terra, alla richiesta della Premier, che ha comunque sottolineato come la solidarietà si stia già manifestando. È stato attivato il meccanismo europeo di protezione civile, hanno già offerto la loro disponibilità 9 stati membri. Poi ha annunciato la richiesta al fondo di solidarietà. Una volta che saremo riusciti a fare una stima complessiva dei danni che derivano dall'alluvione, faremo anche la richiesta per l'attivazione del fondo di solidarietà, ma credo che sia stato importante che la Presidente von der Leyen vedesse con i suoi occhi anche l'estensione del problema. Meloni ha ringraziato Fabrizio Curcio per il lavoro svolto dalla Protezione Civile e ha parlato anche della collaborazione con il Presidente della Regione. Il Presidente Bonaccini, che pure ringrazio per la sua presenza, per la sua disponibilità, per la sua attenzione, stiamo lavorando bene. Prima di rientrare a Roma per il Consiglio dei Ministri, il capo dell'esecutivo ha risposto alle domande sulla nomina di un commissario per l'emergenza. Noi ci stiamo occupando di ricostruire, di fare del nostro meglio, di trovare le risorse. Quando arriverà il tempo della ricostruzione, ci occuperemo del commissario della ricostruzione. Diciamo che oggi il mio principale problema non è chi spende i soldi, è trovarli.